Ciao a tutti, in questo nuovo video vi faccio vedere un giro di 50 km su bici da corsa, dall'entroterra livornese fino al mare. I pericoli sono queste auto che ti sfrecciano accanto e questo asfalto deformato. Nuvole minacciose all'orizzonte, speriamo che il tempo regga. Saliamo in vista di un breve strappetto. Bivio per Parrara San Martino, andiamo a dritto. Qua e là i bellissimi scorci delle colline toscane. Altro strappetto e poi giù fino a raggiungere il bivio con Castell'Anselmo, ma noi proseguiamo a dritto. Ora 4 km di pura pianura. Attraversiamo la località Crocino. Il tempo sembra schiarirsi. E ora inizia l'unica vera salita che ci porterà a scollinare il Monte Maggiore alto 432 metri passando vicino alla frazione di Colognole. Per il momento siamo al bivio per Colognole, ma proseguiamo verso Livorno, siamo quasi arrivati a scollinare. Ci siamo, girando verso il Gabbro e poi verso Livorno, ci aspetta una discesa di oltre 7 km per circa 300 metri di dislivello, che Strava chiama Popogna a tutto fuoco. Ora si inizia a scendere. Devo dire che questi dati GPS sono molto precisi, il Monte Maggiore viene dato per 432 metri sopra il livello del mare e qui mi segna 431 metri, siamo lì. Siamo a fine discesa, ora ci facciamo un altro strappetto per salire a Monte Rotondo e poi riscendiamo per andare verso mare.
Finiamo il giro percorrendo un buon tratto di lungomare. Siamo alla fine del video, se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi per restare aggiornati sui prossimi. Ciao!